Ciao a tutti, ben ritrovati, sono Francesco Cipriani, sono uno dei founder ETA Masters, nonché il CEO, e vi do il benvenuto a questa live dedicata alla nostra community. In questa live gli studenti della Machine Learning Masterclass avranno modo di esprimere quelle che sono le loro considerazioni, le loro esperienze, il loro feedback sul percorso che hanno fatto per condividerlo con tutti i membri della community. Ma prima di iniziare vorrei un attimo ricordarvi cos'è ETA Masters e qual è l'obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio del nostro percorso. ETA Masters oggi possiamo definirlo come un ecosistema per generare talento in ambito AI. Da un lato è sicuramente una community aperta a tutti, dove appassionati di machine learning, professionisti, possono condividere le proprie esperienze, possono contaminare le proprie competenze nell'ottica di crescere insieme. Dall'altro lato è una AI Academy con corsi dedicati sia alle persone che alle aziende, sia per chi vuole muovere i primi passi nel mondo della data science, sia per chi vuole diventare un esperto di machine learning, in particolar modo con la Machine Learning Masterclass. La Machine Learning Masterclass è il nostro percorso sicuramente a più grande valore didattico, è un percorso dedicato appunto a chi vuole lavorare nel mondo dei dati come data scientist, come machine learning engineer. E oggi parleremo proprio di questo, chiederemo agli studenti di condividere le loro esperienze. E c'è una cosa che voglio condividere con voi che mi rende sicuramente molto fiero: la prossima classe è in partenza lunedì, quindi mancano pochi giorni, e per questa edizione abbiamo sicuramente raggiunto abbiamo superato ogni record per quello che sono quelli che sono stati i colloqui che abbiamo fatto. Per questa edizione abbiamo superato più di 100 colloqui di preselezione per la prossima classe. Questo sicuramente è da un lato un indice di quello che è, di come si sta evolvendo il mercato. Siamo consapevoli tutti di star vivendo una nuova rivoluzione industriale, l'AI Revolution, ma questa volta rispetto alle precedenti è sicuramente molto ma molto più rapida, c'è un'accelerazione molto più forte. Dall'altro è anche un riconoscimento al lavoro che tutto il team di ETA Masters fa ogni giorno per sensibilizzare e per avvicinare le persone al mondo delle AI. Oggi in questa live con me non ci sono i docenti, non c'è Vincenzo, non c'è Giuseppe che ci stanno seguendo, che saluto, ma per fortuna non sono solo, e con me ci saranno sicuramente Simone, Marco, Mario e Pasquale. Ciao ragazzi, innanzitutto come state? Iniziamo da una domanda, ditemi un po'. Simone, tu inizia tu, come state? Ciao, tutto bene, io tutto bene, a parte il caldo di questi giorni che si fa sentire pesantemente, per il resto tutta la grande. Marco, Pasquale, Mario, come state? Tutto bene, tutto abbastanza bene. Bene, bene. Personalmente un po' stanco, perché io insegno anche, quindi sono a fine anno, sto chiudendo una serie di attività, però insomma stanco ma felice. Fantastico. Allora, io per iniziare chiederei a ognuno di voi, in quest'ordine, Simone, Marco, Pasquale e Mario, di presentarvi, fare una breve intro su di voi, sul vostro background, e soprattutto con un focus su quello che era, diciamo, la vostra conoscenza della data science e del machine learning prima di iniziare i percorsi che avete fatto con ETA Masters. Vai, comincio io allora. Allora, io premetto che ho un background formativo da ingegnere informatico, quindi comunque avevo una competenza di base ovviamente su tutto quello che riguarda la parte di sviluppo, di programmazione, e in generale qualcosa, ma di molto molto approssimativo, per quello che riguarda la data science e il machine learning, perché comunque in quella prima fase, diciamo, di studio della triennale non si approfondiscono molto questi concetti, si vedono ma non si approfondiscono. Dopo la laurea poi io mi sono messo a fare un po' tutt'altro lavorativamente, però comunque mi sono sempre mantenuto agganciato a questo mondo dal punto di vista della formazione, quindi ho studiato diversi corsi, ho studiato sia su Udemy sia su Coursera, anche su qualche altra piattaforma, sia per quanto riguarda data
science in generale, sia per quanto riguarda machine learning, che comunque è qualcosa che mi è sempre piaciuto. Poi ho scoperto Data Masters e basta, per il momento quella è diventata la mia unica fonte, ma perché c'è tutto, c'è un sacco di roba, quindi Marco. Allora, io arrivo da un percorso di più di 20 anni di programmazione a buon livello, spaziando dal web all'elettronica a diversi settori. Non ho una formazione accademica completa, per cui alcune nozioni di matematica erano assenti, anche la parte di machine learning erano, diciamo, assente nel mio percorso, e quindi ho cercato qualcosa che potesse colmare questo aspetto. Ho iniziato con un paio di libri perché quello era l'approccio che avevo imparato, ma non mi hanno portato molto lontano. Quindi poi sono approdato alla masterclass anch'io, mi sono piscollato di lì, insomma. Grazie. E Mario, Pasquale, scusami, ci vuoi raccontare un po' tu? Un breve intro sul tuo background? Buonasera. Buonasera. Il mio background, io sono laureato in matematica e al momento lavoro in un'azienda e praticamente quello che mi ha spinto a studiare questa materia e soprattutto a iscrivermi a questo corso è proprio l'approccio scientifico che c'è dietro e diciamo a prendere alcuni meccanismi che sono un po' più applicativi da un punto di vista di quello che studiavo io matematico, quindi mi affascinava molto tutti questi aspetti matematici che convergevano in questa materia che era il machine learning e mi ha incuriosito subito. Poi man mano studiando proprio nella masterclass sono entrato sempre di più nel dettaglio fino diciamo ad essere proprio un'ipnosi quasi tutti i giorni a studiare con data master i gruppi, poi questa è fantastica questa cosa e quindi questa è quella cosa che più mi ha spinto è stata proprio questa. Vedere concetti che ho studiato teoricamente applicati a contesti proprio reali che si possono toccare con mano, diciamo. E questa è stata una cosa, una delle cose più belle che possa fare la scienza, diciamo, tra virgolette. Applicare contesti teorici a contestualizzare queste cose proprio da un punto di vista pratico. Quindi questo mi ha spinto soprattutto. Poi la masterclass è qualcosa di mastodontica, diciamo, sul mercato, quindi è tutto, Pasquale, non c'è. io Penso ti di ho ringrazio. detto tutto. No, ti ringrazio Pasquale, però a questo punto dovrei, dopo, perché lasciamo un po' di spazio, ma dovrei pure spiegare il perché. Comunque, invece Mario, vuoi dirci un po' qualcosa di te? Sì, allora, io diciamo provengo dal mondo della ricerca, sono un economista, diciamo un dottorato di ricerca, un'esperienza di ricerca in ambito accademico nel settore dell'economia applicata. E i miei temi di ricerca sono sempre stati legati al mondo dei trasporti, della mobilità, l'ambiente, l'impatto ambientale, ecco, dei sistemi di mobilità. Recentemente anche ho preso ad occuparmi di healthcare, di cura della salute. Allora, il mio expertise è nel campo della statistica e dell'econometria applicata, in particolare della microeconometria. E comunque, prima che diciamo fossi folgorato insomma, dall'incontro con Data Masters, avevo iniziato a familiarizzare con il mondo del machine learning proprio perché mi interessava nelle mie applicazioni. Davvero, diciamo, istituire questo parallelo tra appunto il dominio dell'econometria della statistica e poi quello dell'intelligenza artificiale. Poi sono sempre stato molto interessato anche agli approcci multimodello perché mi è accaduto di essere alle prese in alcune mie esperienze di ricerca con problemi con delle vere e proprie sfide, con problemi di previsione di fenomeni rari e estremi, incidenti stradali, picchi di inquinamento nei centri urbani generati dal traffico veicolare. E quindi ho sempre guardato proprio per questo motivo con grande interesse a quello che il mondo dell'intelligenza artificiale potesse offrirmi in termini di, come dire, metodologie, di sentieri, diciamo, da esplorare. E quindi
Queste sono le motivazioni con le quali mi sono avvicinato appunto all'intelligenza artificiale. Poi, dopo una serie di tentativi, di approfondimenti, ho conosciuto appunto Data Masters nell'ambito dell'AI Week, della settimana appunto italiana dell'intelligenza artificiale, e sono rimasto subito rapito dall'approccio didattico, dalla qualità dello speaker, che è anche un docente e direi ormai un amico anche, che è Vincenzo Maritati, che salutiamo, che sicuramente ci sta seguendo ovviamente. E poi ho avuto modo di conoscere e di apprezzare tantissimo anche Giuseppe, l'altro docente, che è fantastico. E poi mi ha colpito moltissimo la dimensione comunitaria, diciamo, del mondo Data Masters, quello che dicevi tu, quindi questo nugolo di professionisti, di esperti, di studiosi appassionatissimi, che hanno tanta voglia di crescere insieme. E sin dall'inizio ho avuto io la percezione netta veramente di entrare a far parte di una famiglia, tra virgolette. Quindi questo è quanto. E questo è sicuramente molto bello. Ora, ognuno di voi ha frequentato quella che è la Machine Learning Masterclass e avete avuto modo di in qualche modo vivere appieno quella che è l'esperienza immersiva di questo percorso, che secondo me definire un percorso è anche riduttivo. Ora, prima di farvi delle domande puntuali, a me piacerebbe chiedere a ognuno di voi un feedback su alcuni aspetti puntuali della Masterclass. Prima provo naturalmente a riassumere quelle che sono le caratteristiche più importanti e salienti della Masterclass. Allora, la Masterclass è un percorso che è di 14 settimane, che esplora il machine learning in ogni suo ambito. Si parte dalle regressioni lineari, si arriva al reinforcement learning, passando per naturalmente il deep learning e quelli che sono gli algoritmi classici del machine learning, come gli albi decisionali e gli algoritmi genetici, il clustering. È un corso con un fortissimo taglio pratico, ci sono tantissimi project work ogni fine modulo, è in modalità flipped learning, quindi il 50% delle lezioni sono on demand, soprattutto quelle per quanto riguarda che afferiscono insomma alla parte teorica, mentre tutte le lezioni pratiche, le esercitazioni, vengono fatte con i docenti in sessioni live, che sono settimanali al di fuori degli orari lavorativi. Questo per permettere a tutti di poterla seguire con facilità. E ci sono tantissimi test che sono autovalutativi, c'è una certificazione finale e c'è sicuramente un supporto unico e continuo all'interno della community. Per me la community, poi naturalmente voglio sapere anche il vostro parere, per me la community è uno dei, oltre ai docenti, uno dei valori aggiunti di questa esperienza, perché permette davvero di implementare quello che è il cooperative learning, cioè di fare un percorso insieme ad altre persone che si supportano a vicenda, si danno la mano l'uno con l'altro, e questo per me è un aspetto molto importante, e quello, e poi le soddisfazioni che ti dà la community sono a volte commoventi. Ma ora mi piacerebbe chiederlo a ognuno di voi quello che è il vostro parere su questi aspetti, e magari cominciamo stavolta al contrario da Mario. Mario, per quanto riguarda il programma della Masterclass, qual è il tuo feedback? Qual è, in base a quella che è la tua esperienza, in base a quello che hai vissuto, la scelta di avere un programma così ampio è una scelta che secondo te dà un valore agli studenti? E se sì, che tipo di valore dà? Tipo di vantaggio da? Secondo me dà un valore, perché dà diciamo anche la possibilità a chi diciamo muove i primi passi nel mondo della data science anche di come dire scoprire la sua vocazione, perché è chiaro che nel momento in cui tu esplori diciamo in maniera esaustiva quella che è l'area tematica della scienza dei dati, poi più facilmente potrai trovare quel settore, quella famiglia di modelli che ti appassiona e che poi diciamo ti induce a degli approfondimenti ulteriori e quindi ad ulteriori percorsi di crescita e di formazione.
Questo, diciamo, per un verso. Per altro verso, diciamo, una offerta formativa così ampia da, come dire, è inclusiva, nel senso che dà la possibilità a, anche a professionisti magari un po' più maturi, come dire, di trovare il loro spazio e quindi di trovare la strada per approfondire ciò che è in linea con i loro desiderata, e includere tanti professionisti è poi un qualcosa che si riverbera positivamente nella dimensione comunitaria del mondo Data Masters, perché vuol dire che se tu hai un'offerta formativa inclusiva che riesci ad accogliere tante persone con background differenti, ecco qui per esempio oggi siamo davvero con background molto differenti, ingegneria, economia e così via, ecco, dai anche un valore aggiunto al networking, perché il networking viene ad operarsi tra persone che non appartengono allo stesso dominio e quindi le potenzialità di arricchimento reciproco sono ancora superiori. Ma poi, diciamo, uno secondo me dei punti di forza da menzionare per quanto riguarda, ecco, diciamo, l'aspetto del syllabus, no? E anche la grande varietà dei project work e delle esercitazioni che spaziano attraversando tantissimi ambiti, la cura della salute piuttosto che il trading, quindi diciamo il settore finanziario, la computer vision, la sentiment analysis, quindi anche qui non solo c'è, diciamo, una grande varietà di temi nella parte teorica, ma anche nella parte applicativa, quindi nelle esemplificazioni, nei project work. Questo, diciamo, è il mio punto di vista. Grazie Mario, assolutamente, e concordo con te assolutamente. Cioè, l'idea di avere un programma così ampio che copre il machine learning in ogni suo ambito è anche quella soprattutto di permettere agli studenti di avere una preparazione che sia strutturata, di avere un unico filo conduttore che li accompagni in questa, nell'esplorazione di mondi diversi, perché poi affrontiamo diversi mondi e lo facciamo soprattutto con un ordine ben preciso e con equilibrio. È come se ogni giorno si aggiungano un pezzettino, un mattoncino a quella che è la conoscenza, e dello stesso tempo ogni giorno alziamo il livello dell'asticella, perché poi la difficoltà della massa è anche un po' incrementale, no? E invece Simone vorrei chiedere, per quanto riguarda il metodo di erogazione didattica, quindi il flipped learning, come ti sei trovato? Quali sono secondo te i vantaggi, i pregi, i difetti di questa metodologia? Allora, io devo dire che è una metodologia che si adatta perfettamente al mio metodo di studio, tant'è che anche negli anni dell'università io studiavo tantissimo tramite video che trovavo in giro, perché i video on demand ti danno la possibilità di studiare con i tuoi tempi, cioè ti fermi quando ci sono delle cose che vuoi approfondire. Poi a me piace molto approfondire, quindi magari vedo un argomento che mi interessa particolarmente, mi fermo un attimo lì, faccio una ricerca, approfondisco, vedo altre cose e ti dà modo, se dovessi correre sempre per stare dietro ad una lezione ben precisa, ben schedulata, questa cosa non potresti farla. D'altra parte invece ti permette, quando ci sono un po' di cose che magari per qualche motivo hai già visto, hai già capito, lì puoi andare un pochettino più velocemente. Quindi la parte dei video on demand ti dà la possibilità di gestirti i tuoi tempi, i tuoi ritmi, di studiare nel metodo che più ti aggrada, che più matcha meglio con il tuo modo di studiare. D'altra parte invece poi ci sono anche live che si fanno con gli studi, con i docenti, che ti permettono invece di avere quel quid in più, quindi di poter approfondire tutta una serie di cose con loro che magari da solo avresti impiegato molto più tempo. Invece con loro hai un dubbio, ci sono cose che non hai capito, ci sono cose che hai capito ma che vuoi capire meglio, ci sono cose che credi di aver capito che invece non hai capito. Allora lì con le live riesci ad approfondire ad un livello molto 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 intenso. E si vedono anche altre cose, quindi si approfondiscono altre cose, hai altri dubbi, altre domande, e lo fai però con uno scambio dal vivo, che è quello che invece mancherebbe se ci fosse solo la parte on demand. Quindi credo che sono due cose complementari che messe insieme stanno veramente molto bene, perché una ti dà la possibilità di avere il tuo ritmo, una ti dà la possibilità di andare a fondo con i docenti, avere uno scambio che a volte diventa anche uno scambio reciproco, uno scambio continuo, e diventa, è un valore aggiunto secondo me avere questa combinazione. Solo una avrebbe mancato da qualche parte, solo l'altra avrebbe mancato invece dall'altra parte, e così insieme si forgiano e danno vita a qualcosa che secondo me funziona molto bene.
Grazie Simone, assolutamente è questo un po' il motivo per cui abbiamo scelto poi questa modalità di frizione. Considera che ormai abbiamo fatto veramente diverse edizioni della Masterclass, forse siamo arrivati forse alla decima, e non abbiamo, questa non è stata la nostra prima scelta, cioè l'utilizzo di questa modalità di frizione e modalità didattica è stata trovata tramite diverse sperimentazioni, andando anche a misurare quello che era l'apprendimento degli studenti, per poi arrivare a questa metodologia che da un lato garantisce una flessibilità enorme, dall'altro, allo stesso tempo massimizza anche i risultati, perché il docente poi entra in gioco lì dove ci sono le lì, lì dove nella parte pratica, lì dove si maturano davvero quelle che sono le competenze, si imparano ad applicare quelli che sono i concetti che si sono visti durante i video on demand. E un po' il docente in quella fase funge un po' da amplificatore rispetto a quello che è il valore che viene trasferito agli studenti. Oltre naturalmente ad essere una guida, no? Una persona con cui chiarire i dubbi, una persona che poi, anzi, delle persone che trasmettono la loro passione, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito, di loro hanno una passione incredibile, la trasmettono con facilità a tutti. Il docente è anche un po' un amplificatore in quel momento, che è il momento in cui, quello delle live, che è il momento in cui si maturano davvero le competenze. E proprio delle live, a questo punto, chiederei a Marco quella che è la sua esperienza, soprattutto perché sono sicuro che avrà qualche aneddoto di qualche live che potrà raccontarci. Io a memoria, sì, due o tre ce li ho in mente, però Marco, parlaci un po' delle live, cioè dell'importanza, naturalmente, del valore che sei riuscito a capire da quelle che sono le esercitazioni pratiche, i project work che vengono fatti durante le live. Raccontaci un po' in generale anche la tua esperienza. Io credo che bisogna partire dal concetto che quando si studia in maniera approfondita qualcosa, te lo viene, quando qualcuno te lo spiega bene, si ha sempre subito dopo l'illusione di aver imparato, di aver capito, di essere subito sulla cresta dell'onda. Poi ti metti, inizi a scrivere il tuo codicillo, inizi a fare le tue delle magie e non funziona come ti aspettavi. A volte non funziona proprio. A volte devi ripartire dalla base e a volte capisci di non aver capito nulla. Ecco, le live intervengono proprio in quel momento, ti prendono per mano e ti dicono: no, non hai capito questo, no, non ti sei concentrato su quest'altro. E mano nella mano, si può dire, ti portano un passo alla volta, giorno dopo giorno, a fare un salto di qualità importante. Di aneddoti ce ne sono tantissimi perché siamo diventati ormai come una piccola grande famiglia dove ridiamo, scherziamo tantissimo. Non è raro che ci incontriamo anche, diciamo, extra live normale nelle sale studio ed è capitato alcune volte che siamo andati avanti fino all'una, alle 2 del mattino, altre volte abbiamo finito le live del corso e siamo entrati subito dopo nelle live in sala studio a continuare noi studenti come dei pazzi e poi soprattutto siamo riusciti a tirar fuori del valore aggiunto in alcune situazioni nei problemi reali. Quindi abbiamo portato dei problemi reali in aula, li abbiamo discussi insieme, abbiamo capito le criticità, abbiamo umilmente fatto dei passi indietro e aggiustato il dataset, cosa molto importante. Quindi tutto l'input dei dati è andato rivisto e come per magia siamo riusciti a portare in produzione ognuno di noi dei propri risultati, chi in un modo, chi nell'altro, chi in un settore, chi in un altro, e alcune volte ripetendo sempre la stessa cosa sono uscite fuori delle tecniche nuove, dei nuovi modi di approcciare, dei nuovi modi di usare quell'architettura che fino a ieri era stata usata in un modo, abbiamo iniziato a usarla in un altro e come per magia abbiamo ottenuto dei punteggi in più, un'accuratezza in più, una velocità in più e così via. Quindi siamo diventati un punto fermo dove l'unione fa la forza e le live sono un momento in cui veramente ci incontriamo e tutti insieme facciamo la differenza. Non ho altro modo di definirlo. No, grazie Marco. Lo scopo delle live è proprio questo: cioè, da un lato,
Il problema in generale dell'ecosistema formativo in questi ambiti, ora non mi piace generalizzare, però è spesso così, è che si ha la tendenza a insegnare noi in maniera meccanica come applicare delle soluzioni note in letteratura a dei problemi che insomma già altri hanno risolto. Questo è sicuramente un problema per chi invece vuole poi o ha bisogno di competenze per creare delle soluzioni a problemi che nessuno ancora ha mai risolto. E l'obiettivo delle live, l'obiettivo delle esercitazioni, dei project work fatti con il docente è proprio questo, cioè non dare delle competenze specifiche in determinati ambiti, per carità quello sicuramente è molto utile, ma soprattutto permettere agli studenti di capire davvero perché in un determinato contesto, quando ho a che fare con una struttura dati di un certo tipo, con una distribuzione dati di questo tipo, io faccio determinate scelte, come progettare, implementare una soluzione di machine learning in funzione di quello che è effettivamente il contesto, di quelli che sono effettivamente gli obiettivi che ho da raggiungere. E in questo processo, no, di esplorazione, in cui si va ben oltre quelli che sono i binari che all'inizio si tracciano di un project work, sperimentando, facendo errori, riprovando, applicando nuove tecniche, questo secondo me permette agli studenti di avere un valore aggiunto pazzesco, perché è l'unico modo per capire qualcosa, per capire come approcciare a un problema con l'obiettivo di implementare una soluzione di machine learning senza fare copia e incolla di roba che non si capisce, che ha fatto qualcun altro, e anzi cercando anche di cogliere la sfida e raggiungere performance che sono migliori rispetto a quello che hanno raggiunto gli altri. E questo per me è, insomma, è davvero un aspetto importante quando come azienda, anche sia come academy, sia l'obiettivo di formare delle persone che siano poi pronte ad accettare delle sfide che non solo il mercato, ma anche l'evoluzione di quello che il mondo apre, no? Che ci presenta davanti. E invece, se posso, a Pasquale chiederei di darmi invece un'idea di come ha vissuto lui personalmente la community, cioè di quanto in questo percorso che ha affrontato la community sia stata un supporto, che valore ha dato la community in questo suo percorso. Naturalmente, Pasquale, senti libero come Marco di raccontare aneddoti di qualsiasi tipo, purché si possano dire insomma pubblicamente. No, mi rifaccio un po' a quello che ho detto prima, il fatto che la masterclass fosse mastodontica, cioè mi rifacevo anche a questa cosa qui, proprio il fatto, al di là delle live e i video on demand, cioè c'è tutta questa parte su Discord di community che tra di noi discutiamo, ci confrontiamo, e penso che questa sia una delle cose proprio più belle e soprattutto più istruttive che possa dare questa masterclass. Infatti non a caso in questa live ci sono già due persone che io stiamo spesso insieme fino alla mattina a studiare, ad approfondire concetti, queste cose qui. Infatti proprio uno di questi aneddoti sono proprio gli orari che facciamo. A volte iniziamo proprio alle 10, alle 10 e mezza di sera, fino a finire all'1, alle 2 di mattina, a parlare, a sperimentare. Poi ho conosciuto persone come Marco e Simone, in cui veramente ci stiamo quasi spesso insieme. Soprattutto con Simone ho condiviso tanto. Abbiamo fatto un merge di forma mentis. Io che sono un matematico, lui che è un ingegnere, quindi si è creato un bel connubio, diciamo. E quindi questa cosa è stata molto utile. Anzi, a volte approfondire anche con altri studenti ti può dare la possibilità di apprendere cose, ad esempio dinamiche di cui tu non apprendi subito, oppure proprio veniamo da contesti diversi, uno è un po' più lento, ha un po' più di attrito su alcuni ragionamenti, invece confrontarsi proprio con un collega, un compagno, ti forma tantissimo. Uno degli aneddoti che mi ricordo è stato proprio con Enzo, ormai io dico Enzo perché è quasi un compagno, sta sempre presente nelle live, cioè siamo sempre io, Simone, Enzo, Marco, sempre, e Daniele. C'è anche questa cosa qui di Daniele, lo cito perché è una delle prime persone che ha fatto la masterclass e continua a stare con noi, a confrontarsi con noi,
questa cosa è bellissima, questo è uno dei, veramente uno dei punti forti in cui, infatti l'altra sera stavamo proprio io, Daniele e Enzo, abbiamo fatto le due, quindi prova ad immaginare chi sta seguendo, e cioè qualsiasi ora, tempo, non si risponde sempre, come dice Marco, si portano problemi reali sul campo. Simone addirittura sta facendo pure dei piccoli notebook per tra virgolette, per dato che si occupa molto della parte visiva, come dice lui, di queste cose qua, si sta impegnando molto, cioè a rappresentare le cose, tipo la discesa dei gradienti l'ha fatta con delle animazioni, veramente molto molto importante fare questo merge di tutte le conoscenze che abbiamo. E quindi questa, io ho appreso tantissimo da loro, devo dire la verità. Ho appreso veramente tanto di un aspetto che prima davo un po' per scontato, invece all'atto pratico è molto risoluto. Quindi sì, è un punto, perciò prima ho detto mastodontica, intendevo proprio da questo punto di vista. Quindi poi io sto sempre presente nelle live di sera, perché vivo da solo, quindi mi fanno sempre compagnia e quindi studiamo. Cioè, però il punto forte è proprio questo. Proporre problemi, io scrivo in chat, ragazzi, comunque ho questo problema, subito si fa la live e subito si discute, senza pensarci due volte. Questo è, si condivide schermo, tutto. Questo è il punto veramente per me fortissimo, perciò ho detto mastodontico. No, è bellissimo. Pasquale, io ti devo dire la verità, ho la pelle d'oca. Cioè, davvero, perché cioè, vedere quando fai tanti sacrifici per creare qualcosa, perché serve, e sai che non solo serve alle persone, ma riesce a creare una community di persone che si aiuta, che si confronta, si creano dei rapporti, dei legami molto forti che vanno ben oltre la didattica. E quando ti giri e pensi che tutto questo in realtà dovrebbe essere un corso di formazione, allora dici... Sì, allora dai, siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Siamo riusciti, infatti. A coinvolgere le persone, a sensibilizzare, a insegnargli qualcosa, a legarle, a creare delle connessioni. E questo va ben oltre qualsiasi obiettivo che possa essere legato poi a quello che è il business, a quello che può essere in realtà un'azienda, qualsiasi essa sia. E questo è molto bello, ed è per questo che ho la pelle d'oca. A questo punto... Vorrei chiedere, Pasquale, oltre a questo, qualcuno si sarà spaventato del fatto che fate ogni giorno le due di notte, però dall'altra parte è anche vero che io quando mi capita di fare colloqui, continuo a farli io, non tutti, però una buona parte, perché mi piace parlare con le persone, mi piace capire perché le persone si avvicinano a questo mondo e ci tengo molto. Io spesso dico: guardate che il supporto che avrete è un supporto che praticamente 24 ore su 24, cioè non c'è un limite, anche perché i docenti dormono poco, e non solo i docenti, anche gli studenti delle altre edizioni dormono veramente poco. E io vedo delle facce stranite, cioè delle facce delle persone che dicono: ma vabbè, lo sta dicendo perché lo deve dire. Poi, per fortuna, no? Quando ci entri, quando hai la possibilità di vederlo con mano, insomma, capisci che in realtà è proprio così. Perché quando c'è passione, non c'è niente che tenga, il tempo vola, e quindi è tutto diverso, ha tutto un altro senso. Questa è la verità, ha tutto un altro senso. E Pasquale, partendo da te, visto che ti ho fatto aspettare tantissimo per spiegare il tuo mastodontico iniziale, no? La masterclass è mastodontica. Secondo te, cioè, probabilmente mi hai già risposto, però magari c'è altro, no? Qual è secondo te quella che è la caratteristica che rende unico questo percorso formativo? E dopo Pasquale, questa cosa la chiederei a tutti voi, Pasquale, Marco, Mario, Simone. Sì, io non vorrei, ovviamente non vorrei ripetere quello che ho detto prima, perché si è capito che qual è per me la cosa mastodontica. Invece voglio dire una cosa che si sta sviluppando ultimamente, in queste ultime settimane, proprio con nella masterclass, soprattutto nella community, dove siamo tutti, proprio l'idea di condivisione. Cioè, ultimamente si sta sviluppando quest'idea che ognuno di noi, appena scopre qualcosa di nuovo, subito lo condivide nella community, subito pubblica. Addirittura
sempre Simone, perché io spesso studio con lui, pubblica notebook, ad esempio Marco pubblica molte cose, cioè si vede che rispetto a noi è molto più informato da questo punto di vista, che possono aiutare a capire anche a 360 gradi alcuni contesti. Lo stesso io, ad esempio, condivido alcuni calcoli matematici che faccio tra matrici, derivate, queste cose qui. Cioè, ultimamente si sta sviluppando tantissimo, tantissimo questa parte di condivisione. Cioè, ormai inizia a essere come veramente un unico, sta iniziando a convergere un po' tutto. Cioè, almeno dal mio punto di vista, perché ovviamente è riduttivo dire di nuovo le stesse cose, è bella la live, tutto questo. Però io penso che questa cosa di condivisione sta crescendo tantissimo e fa crescere tantissimo, quindi invito anche altre persone che stanno seguendo la live a condividere le loro esperienze, i loro, cioè a pubblicare le loro tra virgolette architetture che possono creare, le loro strutture, tutte queste cose qui, come stiamo facendo noi. Cioè, ormai io non faccio una cosa che non la condivido su Discord con i ragazzi, oppure la stessa cosa, oppure addirittura su canali privati, cioè, poi oggi ci sei, guarda che ho visto, che non ho visto, queste cose qui. E poi soprattutto anche con i professori, cioè sempre presenti, che loro vedono questa cosa qui, cioè pure loro ci, l'altra volta Giuseppe pubblicò un PDF dove sta tutta una sorta di lezioni di introduttive matematiche per il machine learning, anche altri ragazzi. E questa cosa, cioè per chi inizia non è banale trovare anche un po' di documentazione in merito, oppure parlare con persone e dire come posso iniziare, da cosa posso iniziare, invece subito, invece così penso che sia proprio la chiave di volta, la chiave di lettura per iniziare un percorso, tra virgolette, ovviamente non solo accademico, ma anche scientifico, perché qua non stiamo facendo filosofia, tra virgolette, e quindi è importantissimo, cioè poi si sta creando una situazione che ognuno ha esperienza su alcuni settori e cerca di condividere questa sua esperienza e cerca di far portare tutti, almeno per me io cerco di portare tutti allo stesso livello in modo tale che possiamo capire tutti insieme e crescere tutti insieme. Tipo ad esempio con Simone io ho sviluppato anche la parte di codice che avevo un po' di attrito e quindi insieme stiamo molto collaborando da questo punto di vista. Quindi è importante, cioè, pensare anche a questo, vedere la masterclass come condivisione, unione, crescita, non solo individuale ma anche collettiva. Cioè tu parli con i ragazzi, spieghi qualche problema che hai, cioè siamo cresciuti tutti insieme, perché poi su Discord io vedi il problema che ha proposto Marco, anche se non mi occupo miratamente di quel problema, però so come Simone l'ha potuto aiutare, come Enzo è intervenuto, poi nella live si parla, oltre alle live, extra live. Quindi questo, per me questo è la chiave di volta questa volta. Fantastico. Negli ultimi periodi sta succedendo questo, nell'ultimo periodo. Poi bellissimo. Sto sempre lì, quindi chi vuole lo sa. No, e penso che con questa cosa continuerà nel tempo, quindi... Sì, sicuramente. Anche perché la masterclass è un percorso che inizia, ma in realtà proprio per questi motivi... Non finisce, è un po' una condanna da questo punto di vista. Vai Marco, invece secondo te qual è invece per te la caratteristica unica, la più importante, quella che è più significativa? Ci ho pensato un po', mi è venuto in mente un termine che descrive perfettamente secondo me il tutto. La masterclass è come un frattale. Se, per chi pensa ai frattali, lo si guarda, crea un'immagine bellissima, fantastica, sembra un bel quadro completo, quando lo osservi per bene ti sembra completa, poi la zoomi un po' e lì ti sembra di scoprire un nuovo mondo e allora vedi 8000 dettagli in più e ti sembra di dire ok, ho capito tutto, sono arrivato a tutto, no, trovi un altro, lo zoomi un altro po' e di nuovo si ricomincia, e così credo all'infinito. Quindi secondo me il punto di forza della masterclass in generale è che è stata pensata così bene, ma così bene, che come un frattale dipende soltanto dalla scelta di ognuno di quanto vuole andare in profondità. Ti vuoi fermare al primo livello? Bene, puoi prendere i notebook, adattarli, metterli a mercato e vi fate già i soldini. Nessun problema. Dopodiché vuoi andare oltre, vuoi capirla un po' di più, vuoi passare al deep learning, vuoi andare a fare quel saltino in più? Bene, lo studi. Puoi anche lì fermarti al primo livello, prendere i notebook, adattarli e andare a mercato. Oppure dire no, ne voglio ancora di più perché ho fame. Allora vai là,
lo scopri e allora c'è tutta la teoria, tutti i paper, tutta la community, tutto lo stimolo e non c'è mai fine. Insomma, secondo me la definizione migliore di tutte su che cos'è la masterclass è un frattale. Per cui, perdonatemi l'aneddoto, ma secondo me descrive perfettamente il contesto. No, no, bellissima, insomma, come metafora, come similitudine, molto molto interessante. E invece per Mario qual è la caratteristica che la rende unica? Allora, intanto ho trovato molto suggestiva questa visione telescopica di Marco, complimenti. Volendo non ripetermi, perché è chiaro anch'io, diciamo, ho dato molta enfasi all'aspetto della community, ecco, però volendo, ecco, anche esprimermi in termini più generali, io direi il fatto di mettere davvero al centro lo studente, quindi i suoi bisogni formativi e di incoraggiarlo. La cosa molto bella è che appunto, diciamo, i corsisti sono stimolati a mettersi in gioco, a mettersi in discussione. Ecco, questa dimensione della condivisione, diciamo, di cui parlavano Pasquale e Marco, sta per essere anche istituzionalizzata, non è soltanto, diciamo, un... come dire, il fil rouge che attraversa le attività della community, ma sta per diventare anche un qualcosa che promana dallo stesso mondo dell'offerta formativa, poi Data Masters, perché anche noi studenti avremo la possibilità di organizzare delle live. Spoiler, mega spoiler, esatto, ma esatto, va benissimo, esatto. Va benissimo. e questo è molto bello perché significa davvero, come dire, vestire, come dire, dei panni nuovi portare i propri problemi, i propri dubbi, i propri approfondimenti, le proprie conquiste all'attenzione di tutta la community per un confronto reciproco ben strutturato nell'ambito di una live che poi può essere il punto di partenza appunto per ulteriori live, per ulteriori contatti, per ulteriori approfondimenti. E questo mi piace, questo è la cifra, è il segno di una grande attenzione nei riguardi degli studenti. Perché poi chiaramente ciascuno porterà alle live i suoi interessi e avrà l'opportunità di diciamo avere, come dire, una rete di intelligenze che lo aiuti a soddisfare le sue curiosità e magari poi lui darà il suo contributo per il soddisfacimento delle curiosità altrui e così via, e quindi è una nuova forma di fare networking in modo molto molto efficace. Quindi davvero, appunto, siamo molto ben al di là del semplice corso, ecco, molto ben al di là del semplice corso. Grazie mille Mario. Simone, di solito gli ultimi, insomma, non vorrei ti avessero rubato tutte le tue considerazioni o quelle che erano le tue idee sull'esprimere il punto di forza, però mi piacerebbe sentire anche la tua. Secondo te qual è insomma, quello che è la caratteristica che per te fa la differenza o quello rende unico questo percorso? Se percorso lo possiamo chiamare, perché a quanto pare più che percorso è un'esperienza di learning. Uno stile di vita di learning. Allora, mi hanno rubato tutto quello che volevo dire, però non è un problema perché tanto ci sono talmente tante cose che mentre ne rubavano una ne venivano automaticamente altre, no? E allora, il discorso secondo me qual è? Io, come dicevo, dopo essermi laureato non ho seguito la specializzazione standard perché volevo fare qualcosa di diverso, volevo viaggiare, tutta una serie di cose, però sono rimasto comunque legato a questo mondo studiandolo in diversi modi a modo mio, quindi di corsi ne ho fatti un po'. E quello che ho trovato davvero di unico, di diverso qua, sono tante cose, però una cosa in particolare è che negli altri corsi che ho fatto, nelle varie cose che ho visto, è che tu, ok, prendevi un problema, imparavi a risolvere quel problema, bene o male studiavi le 2-3-4 cose, le mettevi là, le mettevi in pratica, magari alla fine il problema l'avevi anche risolto. Quello che mancava però, quello che non trovavo, che invece ho trovato qua, è stato il diventare autonomo, cioè tu capisci veramente
importante, perché non impari solo, ok, questo è un problema, lo devo risolvere, così lo risolvo, ma impari a pensare in un modo che ti dà tutti gli strumenti per risolvere quel problema, che ti fa anche pensare in maniera laterale, quindi sviluppi anche quell'autosufficienza di dire, ok, questo è il problema, non vado, ok, questo è il problema, questo problema c'è questa soluzione, ma hai quella maturità, ti permette di sviluppare quella maturità che ti permette poi di trovare delle soluzioni che magari non sono standard e che tu sviluppi in maniera autonoma, non perché te l'hanno insegnato durante la masterclass, ma perché ti hanno insegnato a pensare durante la masterclass. E questa cosa qua, secondo me, deriva sia dall'ottimo modello di studio, di insegnamento che c'è, però anche perché, onestamente, io una competenza, un'esperienza e una passione così grande da parte dei professori non l'ho mai vista, perché come hanno già detto gli altri ragazzi, molto spesso ci ritroviamo lì con Enzo, a volte anche con Giuseppe, con Daniele, anche con gli altri ragazzi della community, a studiare fino a notte spesso, e si vede proprio che c'è voglia, c'è passione, c'è proprio voglia di insegnarti, non tanto che okay, tu ti sei iscritto, sei uno studente, ti devo insegnare queste 10 cose, il programma è questo, fine. No, c'è proprio voglia di trasmetterti la conoscenza. Quindi è quello che secondo me lo rende unico. Non è un corso che ti insegna quei concetti che sono nel programma, ma è un'esperienza, se così vogliamo, fatta per trasmetterti quei concetti che i professori sanno, perché hanno tanta esperienza, hanno esperienza sul campo, hanno competenza, hanno amore e passione. E questa è una cosa che ti dissi la prima volta che ci siamo sentiti, perché io sono arrivato, ho scoperto dalla Masters tramite il sito web, poi da lì ho fatto la prima telefonata con te. La telefonata l'ho fatta proprio perché il programma mi aveva fatto capire che c'era un misto tra teoria e pratica che ti permettevano proprio di sviluppare quella conoscenza poi per renderti autonomo, che io invece stavo cercando perché non avevo trovato negli altri corsi. Dopo aver fatto la call con te, io, se ricordi, ti dissi, io da questa call ho visto che tu non mi stai vendendo nulla, tu semplicemente mi stai parlando di quello che c'è, perché sei consapevole che dietro c'è tantissimo valore, e si percepiva quel valore. Infatti sono felicissimo poi di averti dato fiducia dopo quella call, perché era strameritata e perché sono davvero contentissimo. E quindi, se, visto che è una call comunque per una live, per persone che ovviamente ci stanno pensando, stanno ragionando, se avete dubbi da questo punto di vista, cioè, non toglieteveli, perché è veramente tanta roba e c'è dietro un'esperienza, una competenza, una passione, un amore che va al di là di qualunque altro corso che si possa trovare. Almeno questa è la mia esperienza, ma credo che gli altri ragazzi saranno d'accordissimo. Simone, mi è tornata la pelle d'oca, ti ringrazio, cioè, me lo ricordo, sì, me lo ricordo la conversazione, il colloquio che abbiamo fatto, me lo ricordo bene, e sono rimasto anche senza parole, perciò approfitterei dello spoiler che ha fatto Mario, no? Perché, allora, innanzitutto so che Mario, quando ha terminato la masterclass, naturalmente, a parte le attività di ricerca che porta avanti, che ha sempre portato avanti anche prima, naturalmente, nel percorso, so che ha avviato un progetto personale machine learning, e questa è una cosa molto, molto bella, e vorrei che lui ce ne parlasse brevemente, ma soprattutto vorrei cogliere questa occasione perché abbiamo deciso di dare spazio all'interno della community ogni mese a quelli che saranno i progetti personali che gli studenti porteranno e stanno portando avanti, in maniera tale da poter aumentare quella che è la condivisione, aumentare quella che è la collaborazione, aumentare quello che è il cooperative learning, che è la base di questa community, e continuare a far sì che ci sia scambio di valore continuo e contaminazione, soprattutto, di cui parlava anche Pasquale, no? Competenze diverse, background diversi, modo di vedere le cose, di studiare gli argomenti diversi, che però danno valore a tutti gli altri e allo stesso tempo si prende valore anche dal punto di vista degli altri. Quindi Mario, ci vuoi raccontare un po' brevemente di questo progetto personale? Brevemente, solo perché non vorrei, capito, che poi ci facciamo da soli degli spoiler per quella che sarà la prossima live anche, no? Sì, allora io, diciamo, mi sono appassionato poi particolarmente ad uno dei project work. Si tratta di un dataset proveniente da Kaggle,
che diciamo pone un problema di classificazione. La classificazione di oggetti celesti, diciamo, prossimi alla Terra, che possono essere pericolosi, appunto, perché potrebbero entrare in rotta di collisione con la Terra. E allora il problema è riuscire a sviluppare un modello di machine learning in grado, sulla base di una serie di caratteristiche di questi appunto corpi celesti, insomma, caratteristiche fisiche ovviamente, soprattutto legate alle dimensioni, essere in grado di classificarli come pericolosi o meno. Perché, diciamo, mi ha stuzzicato questo problema e questo set di dati? Per due motivi fondamentali. Uno, perché nelle esercitazioni si suggerisce di passare in rassegna tutte le metodologie di base del machine learning, ma poi di provare a fare un salto di qualità con un approccio multimodello, quindi un approccio, come dire, che metta in sinergia più metodologie diverse per riuscire a, come dire, neutralizzare i difetti delle varie metodologie e invece poi amplificarne gli effetti positivi, ottenendo un risultato migliore rispetto a quello che si potrebbe ottenere anche con ciascun approccio preso e applicato singolarmente. E gli approcci multimodello, come ho anche accennato, mi hanno sempre affascinato, perché sono quelli che funzionano bene soprattutto quando si tratta di affrontare problemi, diciamo, in cui gli eventi che si vogliono prevedere o classificare, i fenomeni che si vogliono prevedere o classificare, sono fenomeni rari, quindi difficili per ciò stesso da prevedere. La seconda motivazione invece riguarda il set di dati in sé, perché il set di dati in sé è una sfida, perché è, diciamo, un campione di osservazioni che nella letteratura econometrica si chiama zero inflated dataset. Cosa significa? Significa che c'è una variabile dipendente, che è la pericolosità, appunto, che vale 1 quando l'oggetto viene classificato come pericoloso, 0 altrimenti. Ed è chiaro che gli oggetti classificati come pericolosi sono pochissimi. Il dataset è molto sbilanciato e riuscire a sviluppare un modello efficace per un dataset sbilanciato è una vera sfida, perché alla fine è chiaro che il modello che viene costruito, se non si tiene conto di questo sbilanciamento, riuscirà a prevedere bene la classe degli zeri, cioè degli oggetti non pericolosi che a noi non interessa, e a prevedere invece poco efficacemente la classe degli oggetti pericolosi. E allora esistono tutta una serie di tecniche che si possono sperimentare, diciamo, ed è un sentiero questo molto affascinante da esplorare. Mi fermo qui perché ci sarebbe tanto da dire, ma poi magari mi riservo il tutto per la live. Assolutamente, grazie Mario, insomma, molto molto interessante come tema e come dominio, soprattutto applicativo, e chissà quanti altri spunti usciranno poi dopo la condivisione di questo progetto all'interno della community. Ci sarà da divertirsi, ne sono sicuro. E ragazzi, prima di chiudere, di salutarci, io mi piacerebbe che ognuno di voi facesse due cose. Primo, insomma, provare a dare un consiglio a quelli che sono i futuri studenti della masterclass, in base a quella che è la vostra esperienza, un consiglio. E secondo, accennare a quelli che potrebbero essere i vostri progetti futuri dopo aver concluso la masterclass, a margine naturalmente delle challenge. In questo momento è ancora aperta la challenge in partnership con Reddit, su un problema di classificazione, che è un modo che abbiamo pensato possa essere molto utile per gli studenti, sia per affinare le proprie competenze, sia per misurarsi con gli altri data scientist e iniziare, insomma, a avere un po' un'idea di qual è il proprio livello di preparazione rispetto, insomma, agli altri.
Ed è bellissimo, insomma, poter avere avuto la possibilità di aver fatto la prima partnership proprio con Reddit. E quindi vorrei che uno di voi, a parte qualche consiglio per i prossimi studenti, ci dicesse quali sono i progetti per il futuro dopo aver concluso la masterclass, sempre progetti inerenti al mondo del machine learning e data science possibilmente, ma sentitevi liberi di spaziare e di spingervi lì fin dove volete. E chiederei a Simone, a Marco, a Pasquale e a Mario di raccontarci un po' qualcosa. Allora, per quanto riguarda il consiglio, io quello che mi sento di dire è di non lasciarsi bloccare, di non aver paura da quelle che possono sembrare le difficoltà iniziali, perché se le vedi prima di partire, sei ancora fermo, prima di fare il primo passo, sembrano delle cose insormontabili, perché c'è un cambio radicale di paradigma che bisogna fare e ci sono tutta una serie di cose che sembra difficile prima di incominciare, proprio perché bisogna pensare in un modo diverso, bisogna fare tutta una serie di cose diverse da come si è abituati, però con la volontà, la pazienza, la tenacia di voler continuare, soprattutto un supporto da parte sia della community sia da parte degli altri docenti, si può tranquillamente arrivare a destinazione. È vero che magari chi parte con un po' più competenze, con un po' più base, con un po' più di esperienza pregressa, con un background un po' maggiore, magari arriva prima, però non è un fatto che se non si ha un background non si arriva, si arriva comunque. Magari si arriva prima, magari chi parte con meno background parte da un po' più dietro, però il punto di partenza cambia, però il punto di arrivo alla fine sarà sempre lo stesso per tutti. E ci vuole solo tenacia, voglia di fare e passione, però non lasciarsi bloccare, perché se la guardi da prima di partire vedi una montagna immensa che dici non scalerò mai. Invece se incominci vedi che con un passo alla volta, poi strada facendo incominci a trovare delle tecniche, delle risorse, magari qualche altro studente ha lasciato in giro qualche campo base, no, per parlare della montagna, perché magari Marco ha fatto uno studio e l'ha messo là, io ho fatto i notebook e li ho messi là, magari Pasquale ha pubblicato tutti i suoi calcoli con le matrici, magari uno che lo vuole vedere non si deve reinventare tutto da zero, ma trova tutto là. Quindi anche il lavoro che stanno facendo gli studenti, cioè c'è tanta cosa, c'è tanto che si può utilizzare. Quindi, riassumendo, non lasciarsi bloccare, ma andare avanti e partire soprattutto, perché ci si arriva e si può fare. Per quanto riguarda i miei progetti, io per il momento quello che voglio fare è riavvicinarmi un po' a questo settore, sia da un punto di vista professionale, sia da un punto di vista imprenditoriale, perché come dicevo mi sono un po' allontanato all'inizio, perché quello che volevo era trovare qualcosa che mi permettesse, dopo la laurea, che mi permettesse sia di lavorare sia di viaggiare, perché volevo viaggiare, per quello che non ho fatto una specialistica, per quello che non ho scelto il classico lavoro che mi avevano offerto quando mi sono laureato come ingegnere, magari da ufficio, perché era qualcosa che non era in linea con quello che erano i miei obiettivi in quel momento. Ci sono riuscito, ho fondato poi una mia azienda su un settore completamente diverso e ho avuto modo di viaggiare, ho girato un po', tuttora sto viaggiando, sto girando, e però voglio incominciare a riavvicinarmi adesso a questo mondo, mantenendomi comunque la possibilità di spostarmi, di lavorare completamente da remoto, come fortunatamente riesco a fare oggi, e comunque buona parte da remoto, e riavvicinarmi un po' a questo settore qua, sia tramite varie opportunità professionali, ma anche tramite progetti imprenditoriali, progetti miei, interessantissimo quello che raccontava prima Mario, quindi questo. Fantastico, fantastico Simone. E Marco, ci vuoi dare tu il consiglio e i progetti per il futuro? Sembra quasi la fine dell'anno. Allora, i consigli ne parto con uno basico: non siate timidi. Cioè, la cosa che vedo in assoluto è tanta timidezza da parte di tanti, soprattutto le live. Molti non osano chiedere, molti magari pensano di essere un po' più indietro, pensano di avere paura a fare quella domanda per sembrare di su e di giù. Chiedete, siamo là tutti appassionati, non ce ne frega niente se qualcuno fa una domanda apparentemente più basica. L'entusiasmo che mettiamo tutti quanti noi a rispondere è stimolo per noi anche come feedback di capire a che punto siamo, se lo stiamo spiegando bene o no. Quindi non siate timidi, questa è la prima cosa. Non abbiate paura, come ha detto Simone, di dove partite. Cioè, frega niente a nessuno di dove si parte, c'è solo una certezza dove si arriva, quello siamo tutti d'accordo. Chiunque fa questo percorso sa che arriva bello schillato.
poi magari puoi chiedere un mese o due in più perché non ha quella competenza, ma chi se ne frega, cioè la si studia, la si impara, la si chiede in community, si impara in fretta, siamo tutti affamati di aiutarci. Per quanto riguarda i miei progetti futuri, ne avevo tantissimi prima della masterclass e devo dire che dopo si sono tutti focalizzati su una cosa. Voglio specializzarmi tantissimo in reinforcement learning, quindi dopo tutto il mio percorso credo che quello sia il mio cammino, quindi ho una base, diciamo così, di forecasting, dove a livello aziendale per portare la pagnotta a casa cerco in qualche maniera di focalizzarmi, ma diciamo tutto il mio orientamento futuro è sul reinforcement learning, dove ho già cercato di realizzare in forma simpatica un robottino virtuale che cerca di risolvere problemi, una cosa molto simpatica di cui ogni tanto posto dei video. E la sfida per me principale è far sì che questo robottino possa in qualche maniera davvero apprendere come risolvere tutto. Il mio goal finale, che è molto discusso e non si sa se mai ci riuscirò, ma mi piacerebbe riuscire in qualche maniera a dare anche forma o in qualche modo a sintetizzare dei sentimenti sul robot. Non so se è possibile, non so se è fattibile, ma i sogni sono belli per essere tali e questo è quello che mi fa sognare a me. Beh, migliori bocca al lupo naturalmente per questo grazie, progetto grazie. Pasquale, che consiglio daresti invece tu diciamo che esperienza? I consigli che volevo dare già li hanno dati i miei compagni. Più che altro sì, sono d'accordo sul fatto che non bisogna essere timidi, anche perché proprio di questo stiamo parlando sempre in una live extra, che a volte le domande banali sono proprio le domande non fatte, perché una domanda che una persona fa potrebbe risolvere un problema che una persona ha e non ha detto, quindi è importantissimo esprimersi e soprattutto non farsi, diciamo tra virgolette, non temere il fatto che all'inizio possa essere un po' tra virgolette complicata la cosa per chi è estraneo alla materia soprattutto, però è affascinato da quello che è tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, così andando via. Quindi diciamo bisogna sempre essere, cioè avere l'obiettivo, come diceva pure Marco, l'obiettivo è sempre quello finale, quindi sì, poi ovviamente ci siamo tutti quanti noi per qualsiasi chiarimento, i professori sono sempre, ripeto, sempre attivissimi su disco, quindi perché pure io ho notato questa cosa, a volte c'è tanto timore oppure timidezza nell'esporsi, invece bisogna esporsi, anche perché a volte è capitato che una persona ha fatto delle domande a cui io non avevo proprio pensato, cioè ha posto problemi a cui io non avevo proprio, cioè non mi ero proprio reso conto che poteva sussistere questo problema, poteva nascere questo problema in qualche problema, in qualche esempio specifico, quindi ben venga, chi ha domande. Cioè questo è proprio veramente riprendendo quello che dicono i ragazzi, non siate timidi, cioè fate sempre domande, siate curiosi, affamati di queste cose. Diciamo che io poi, riprendendo il discorso del progetti futuri, diciamo io secondo me sono un po' la pecora nera di questa discussione. Io penso che continuerò da un punto di vista matematico a approfondire questa materia, perché ci sono tanti aspetti applicativi bellissimi, anche il progetto di Mario è molto affascinante, anche perché ho fatto un indirizzo, diciamo, anche fisico, quando ho studiato matematica, ho fatto un bel po' di esami di fisica, sono una meccanica celeste, tutta questa roba qua mi ha sempre affascinato e penso che sia proprio un problema molto affascinante e non banale soprattutto, ho già spiegato il motivo per cui non è banale, però diciamo che per come è proprio la mia forma mentis, per come diciamo tra virgolette sono stato addestrato, e a me affascina molto tantissimo l'aspetto matematico che c'è dietro, la creazione dei modelli, ma anche dalle scelte delle funzioni di costo, tutte queste cose qua, e non peraltro come diceva Simone, mi metto a fare calcoli matriciali con derivate, tutte queste cose qua, approfondisco più questo aspetto, senza mai perdere di vista quello che è il concetto soprattutto di qualsiasi architettura che si studia, e poi approfondire da un punto di vista proprio matematico, proprio studiare i paper un po' più,
quelli scientifici che mi affascinano, cioè purtroppo questo è purtroppo una, so, oh, per, una cosa ma, che ma non ce ne sono purtroppo, cioè... no perché io mi trovo parecchie, molte dal punto di vista applicativo, invece sono nella masterclass, l'uomo l'eterogeneità della masterclass, sono una persona in cui affascina proprio l'aspetto teorico di questo di questa branca, cioè io resto proprio affascinato dai concetti matematici. Tutto questo è bellissimo, sì, cioè... perché poi se uno studia un po' matematica inizia a capire anche, tipo c'è l'analisi, la probabilità, la statistica, l'algebra, tutti che convergono in un unico obiettivo, che chi come me ha avuto modo di studiare capisce veramente che sono bellissime questi operatori matematici messi tutti insieme, combinati tra loro, danno vita a qualcosa che è veramente molto, molto bello. Quindi ovviamente poi si può anche approfondire nella masterclass, non è che io da solo, cioè se chi ha, cioè anche i professori sono molto preparati anche da questo punto di vista, perché voglio sottolineare anche questo aspetto che forse non è stato sottolineato, che anche se si parla di matematica i professori sono molto sul pezzo, cioè sottolineiamo anche questa cosa qui che potrebbe succedere, che dire no, se possa passare l'idea che uno smanetta, impara, no. I professori sono anche bravi da un punto di vista matematico e hanno tante competenze anche da un punto di vista matematico, al di là del machine learning, secondo me. Cioè sanno bene di quello che stanno dicendo, matematicamente parlando. Al di là del fatto di quello che stanno applicando con la matematica. Quindi questo è il progetto mio, è fare questa full immersion. Ma perché? Ma chissà, voglio dire, che non possa portare anche ad altro, ad evoluzioni anche di integrazione e percorsi formativi. Ma perché? Ma assolutamente questo sì. Questo è il mio progetto futuro, che ovviamente vorrò condividere con tutti i ragazzi della community. Quindi invierò PDF, immagini, foto mie di calcoli, controcalcoli, quindi... state pronti. ne vedremo delle belle insomma, non male come proposito. E Mario, vuoi chiudere tu consiglio sì. E progetti per il futuro. Allora darò un consiglio diciamo molto concreto, che è legato però alla mia esperienza. Io sono giunto alla masterclass con delle basi diciamo di coding comunque non robuste. Perché appunto il mio background non è quello dell'ingegnere informatico, ma è quello dell'economista. E se posso, ecco, dare un consiglio a chi si dovesse trovare nella mia stessa situazione, quello che posso dire è affiancate alla masterclass il Data Science Starter Kit, perché personalmente mi ha aiutato moltissimo, quindi anche in parallelo, quindi masterclass e in parallelo Data Science Starter Kit vi aiuta moltissimo, vi supporta moltissimo nell'apprendimento poi delle competenze di base in coding, perché Python appunto è un linguaggio, anche se ci sono tutte le librerie che sono automatizzate, però se si vuole davvero padroneggiare questa disciplina è chiaro che bisogna anche sapere un po' programmare. E quindi questo è il consiglio concreto che io mi sento di dare sulla scorta però della mia esperienza, che è particolare. Sicuramente Marco, Pasquale e Simone non avranno avuto questa esigenza. E poi dico, mi unisco ai miei colleghi nell'incoraggiare appunto i futuri studenti a farsi avanti, a mettersi in gioco, anche perché davvero anche gli errori, come dire, sono un momento fisiologico dell'apprendimento, quindi un errore può dare la stura a una serie di confronti, di riflessioni che ancora una volta fa crescere tutti, chi ha compiuto l'errore, chi poi magari contribuisce alla riflessione collettiva per lumeggiare, diciamo, quell'errore. Quindi errore come passaggio fisiologico dell'apprendimento. Io dico sempre ai miei studenti a scuola: se non ci sono errori c'è qualcosa che non va, non vi state veramente mettendo in gioco e vuol dire che probabilmente non state davvero su un sentiero che vi possa portare ad apprendere. Per questo non avere mai panico dell'errore, delle domande. Bellissima l'affermazione di Pasquale: le domande banali sono soltanto quelle che non si fanno, diciamo sottoscrivo. E
per quanto riguarda poi i miei progetti personali, diciamo, io vivo una duplice appunto vita professionale, perché insegno e insegno a scuola e interagisco con i bambini, tra l'altro. E io, diciamo, sono un insegnante un po' particolare, perché mi occupo di formazione del pensiero computazionale, di robotica educativa, di studio dell'intelligenza artificiale, della dimensione etica dell'intelligenza artificiale nella scuola di base. E quindi, per esempio, quello che diceva Marco anche a proposito della robotica mi ha stuzzicato parecchio. Quindi sicuramente continuerò su questo fronte, continuerò a proporre lo studio del machine learning ai bambini. Quest'anno ho avuto, diciamo, dei bambini di 10 anni, alcuni dei quali hanno pure iniziato a programmare in Python, quindi vedete un po', e che si sono cimentati con il machine learning, hanno sviluppato un'applicazione di machine learning con, diciamo, un linguaggio molto, molto semplice, con delle piattaforme molto semplici che sono concepite proprio per i non esperti, un'applicazione per filtrare i messaggi d'odio di un cyberbullo. Quindi, diciamo, un'applicazione, hanno implementato un'applicazione di sentiment analysis per filtrare i messaggi d'odio di un cyberbullo. Questa è stata un'esperienza bellissima, anche per capire che la tecnologia può essere una grande alleata dell'uomo e ha una potenzialità di fare del bene grandissimo. Per quanto riguarda invece l'altra dimensione della mia vita professionale, che è la ricerca, io sto per iniziare proprio a brevissimo due progetti in UK, in Inghilterra, con due società diverse, una multinazionale e un'altra società. In un caso mi occuperò di applicazione dell'AI per la misurazione e la previsione dell'inquinamento dell'aria, quindi della qualità dell'aria. Nell'altro caso invece lavoreremo insieme a questo gruppo per il governo saudita. Il governo saudita ha deciso di potenziare tutta la telemedicina e, diciamo, la medicina del territorio, e attraverso le tecnologie emergenti e l'intelligenza artificiale in particolare. Io inizierò con uno user case molto specifico, che è la previsione dei piani di cura sulla base delle caratteristiche dei pazienti e anche sulla base delle valutazioni, dei risultati dei test medici e delle valutazioni iniziali del medico. Questo per rendere più efficiente l'attività del medico. Quindi questi sono i miei progetti a breve. Sono curioso di vedere come me la caverò, grazie, diciamo, alle competenze che ho maturato anche nel mondo di Data Masters. Mario, e noi ti facciamo chiaramente un in bocca al lupo, come grazie. Facciamo un in bocca al lupo a tutti voi, insomma, per i vostri progetti futuri. Io non posso far altro che ringraziarvi per questo momento di condivisione. È stato bellissimo poter ascoltare quello che è il racconto della vostra esperienza, dalle vostre voci, e veramente a tratti mi ha colpito ben oltre quello che mi aspettassi, e soprattutto grazie anche per i consigli che avete dato per i futuri studenti. Sono sicuro che ne faranno tesoro e che in qualche modo ne trarranno vantaggio. Grazie ancora a nome di tutta la community, di tutto il team Data Masters. E che dire, ci vediamo comunque all'interno della community Discord e durante la prossima live. Vienici a trovare qualche extra live, ci fa sempre piacere. Aspettiamo fino alle 2 di notte. Ti aspettiamo. Volentieri, anche perché spesso dimentico anche le notifiche accese e non mi fate dormire lo stesso, quindi cambierebbe poco quel punto. Grazie ancora. Ciao, grazie ciao, ciao a tutti.